Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati. Proprio questo era il campo di bocce, dove spesso i confratelli di Padre Pio, ecco, si venivano, tra virgolette, a rilassare, no? A giocare a bocce. E Padre Pio, con le scalette lì in fondo, si sedeva insieme ad altri figli spirituali a guardare. Ma questa era anche è un modo per stare insieme dei piccoli fratini, perché questo era un seminario serafico negli anni in cui Padre Pio arrivò qui a San Giovanni Rotondo. Ce lo racconta proprio Padre Alessandro Ripabottoni in questo libro Padre Pio ci ruba i figli, dove racconta: il nostro padre spirituale non solo pensava alle nostre coscienze, alle conferenze, anche alle confessioni, ma ci accompagnava sempre a passeggio, facendoci sempre dei discorsi buoni, ascetici e di santa allegria. Lui racconta proprio di queste passeggiate in questo giardino con il direttore spirituale. Infatti, durante le passeggiate in giardino, quasi quotidiane, anche se brevi, c'era la lettura camminando, con intramezzo commento al gruppo che l'attorniava, composta da quel fratino più sfacciatello all'imprudente, da qualche pensoso. Più di una volta si aveva più di un'interruzione e a volte non era pertinente. Questo gruppetto non era sempre lo stesso, perché c'era il grande desiderio di tutti di essere proprio accanto a lui, quasi come una sorta di arrembaggio accanto a lui. E alle passeggiate va anche riportato il gioco delle bocce, racconta Padre Alessandro da Ripabottoni, di cui Padre Pio partecipava sempre con un poco di distensione. Era felice come un bambino ogni quando una boccia veniva ben azzeccata, senza oltrepassare il punto limite dove era al traguardo il suo raccoglimento, così la fuga nell'intimo. Allora si verificava in pieno la fraternità dei suoi figliuoli, il suo affetto paterno non aveva nulla di finto o di assenza di calore umano. Quando nelle ricreazioni straordinarie, racconta Padre Alessandro, noi fratini facevamo il divertente gioco della pignatta, ovvero Padre Pio veniva invitato come direttore disciplinare, voleva così, veniva volentieri ad assistere. Godeva, sorrideva quando vedeva i fratini con gli occhi bendati, con il bastone nelle mani, nel centro del refettorio, dove veniva sospesa una pignatta piena di doni, vibrare ogni volta che c'era un colpo a vuoto. Poi rivolgeva una parolina di scherzo a chi non aveva saputo dare il colpo giusto. Beh, Padre Pio partecipava anche alle recite, a farse, a drammi, specie se si trattava della vita di un santo, che i collegiali rappresentavano alla presenza della religiosa famiglia e di qualche invitato. Ecco, ci piace qui condividere questo passaggio che ha scritto Padre Alessandro Ripabottoni in questo libro, dove lui racconta che qui si verificava in pieno la fraternità con i suoi piccoli collegiali.